ci sono un sacco di cose che vi potrei ancora raccontare su idrologia, ma oggi vi parlo di questo, cioè degli impatti del cambiamento climatico sull'idrologia, e poi questa è l'ultima lezione, e anche relativamente breve. Lei ospotamos, tutto scorre, in particolare il clima è un elemento che cambia. Il clima, come sapete, sono le proprietà medie meteorologiche misurate come distribuzioni. Quando queste distribuzioni cambiano nella media, nella forma, si dice che il clima cambia. In un certo senso questo è sempre avvenuto, ma come sapete assume nelle epoche recenti, negli anni decenni, in questi anni, degli elementi drammatici. E questo è comunque importante per voi, perché voi vi troverete ad operare come ingegneri ambientali in un ambito appunto di cambiamento climatico, e quindi in particolare se potete far fronte con le vostre con le opere che la vostra sapienza ingegneristica sa far costruire al cambiamento in atto, dovrete naturalmente far fronte, dovrete fare in modo che ci si adatti ai cambiamenti climatici. Quindi vi racconterò un po' che cos'è il cambiamento climatico. Vi accenderò agli effetti del cambiamento climatico. Dico? Senza. Allora vi accenderò agli effetti del cambiamento climatico. Vi accenderò anche all'effetto che questo ha sui cicli tropici, cioè quindi sull'impatto sugli ecosistemi in generale, sugli ambienti, tutto molto, e poi vi parlerò della criosfera. Beh, tutte queste sono definizioni che voi avete imparato a conoscere durante il corso, cioè parole inglesi e parole italiane che io ho usato. E questo è, torniamo quindi al nostro ciclo idrologico che abbiamo visto dalle prime lezioni. Questa è la struttura del ciclo idrologico, e voi la conoscete a menadito, quindi non serve neanche ricordarvi. La distribuzione delle acque è quella che conoscete, e naturalmente l'aspetto più importante anche dal punto di vista del cambiamento climatico è che in realtà tutti gli ecosistemi vivono su una piccolissima parte, lo 0,0001 del totale, cioè il contenuto di acqua nel suolo, che poi è quello che dà, che sostiene gli ecosistemi. Questo era il bilancio dei flussi che avevamo visto in una, forse la prima delle lezioni che abbiamo fatto, e adesso lo rivediamo nell'ultima. Già allora, quando vi parlai di questo ciclo, vi dissi che c'era un errore fondamentale, cioè che qui il tempo non c'è, questo bilancio si chiude perfettamente e non c'è nessun sbilanciamento di alcune delle componenti del ciclo idrologico, come invece c'è. Per esempio, se voi guardate le precipitazioni, è uguale l'evaporazione più all'evaporazione più il deflusso che esce dai fiumi. Non c'è variazione, per esempio, nello stoccaggio di acqua che c'è nelle acque sotterranee. Invece, in un momento in cui il clima cambia, i rapporti che ci sono tra i flussi e anche il contenuto di ciascuno dei grandi stoccaggi di acqua cambia. Oltre a questo c'è anche un altro fatto che riguarda e che incide ortogonalmente con il ciclo idrologico, cioè ed è l'evoluzione della popolazione umana. Qui vedete un disegno in cui in particolare è una quindicina d'anni, quindi in qualche modo è un po'
un po' datato, e qui si vede come aumenta il consumo dell'acqua e al variare del tempo. In particolare, quello che si prevede nei prossimi 20-30 anni è che ci sarà un grande consumo di acqua dovuto ai paesi in via di sviluppo, che giustamente ambiscono ad uno stile di vita simile al nostro. Cambiamento climatico vuol dire che la risorsa idrica cambia di quantità e forma. Ma cosa comporta il cambiamento climatico? Beh, sicuramente voi siete abituati a vedere un disegno di questo tipo. Che cosa rappresenta? Rappresenta la variazione della temperatura al variare del tempo. Questa misurata negli ultimi mille anni, misurata attraverso vari strumenti, e quindi vedete una grande variabilità anche, ci sono vari tipi di ricostruzione, sarebbe interessante vedere come questi andamenti di temperatura, che poi rappresenta la temperatura media peraltro su tutta la superficie della Terra, quindi è un elemento molto sintetico, cioè la temperatura media su tutta la Terra non è una temperatura che ciascuno di noi sente, però è un indicatore che succede. E naturalmente vedete l'andamento degli ultimi anni fino al 2000, ma adesso quell'andamento continua in maniera in cui vedete che la temperatura cambia, quindi il cambiamento climatico ha come primo indice anche nel pensiero collettivo l'aumento di temperatura. In realtà, osservando accuratamente questa serie, che cosa si vede? Si vede che ci sono varie oscillazioni della temperatura, tra cui anche l'ottimo, il famoso ottimo attorno all'anno 1000, che permise ai vichinghi di abitare la Groenlandia, che appunto prese il nome di Terra Verde da quella circostanza in cui la temperatura era un po' più alta, la Groenlandia, parte della Groenlandia era priva di ghiacci, anzi alcune parti si potevano coltivare, i vichinghi potevano portare la loro cultura anche agricola in quelle zone, per un certo tempo sopravvissero in quella situazione. Poi possiamo osservare che nei secoli successivi c'è stato in media un decremento della temperatura, che è culminato alla fine dell'Ottocento nella piccola glaciazione, che rappresenta ad ora la massima espansione recente dei ghiacci sulla superficie anche delle nostre montagne. Fine dell'Ottocento, forse anche fine di alcune oscillazioni anche nel Seicento, non so, si potrebbe rappresentare questa curva anche attaccandoci, in altre occasioni l'ho fatto, dei quadri, per esempio i quadri di Peter Bruegel che rappresentano degli inverni molto ghiacciati, oppure i racconti di Charles Dickens, che sono serie in alcuni casi respira il freddo che questa gente provava, che sono rappresentati lì in una. Poi improvvisamente dalla metà dell'Ottocento in poi tutto è cambiato, certo con delle oscillazioni. E quindi da un certo punto di vista alcuni sono portati a dire che c'è sempre stato il cambiamento climatico, che ci sono queste variazioni, ma la variazione che c'è adesso è assolutamente eccezionale. I cambiamenti climatici nel passato, se poi andiamo ancora dietro, vedete andiamo dietro a un miliardo di anni, cioè alla formazione della Terra, sono legate poi anche al fatto che la Terra è un pianeta vivo, quindi le masse continentali sulla superficie si muovono, si aggregano in forme diverse e i continenti non erano distribuiti come sono distribuiti adesso. Quindi varie fasi di orogenesi, varie tipi di aggregazione hanno portato a dei cambiamenti climatici che noi in qualche modo riusciamo anche a registrare con naturalmente grandi approssimazioni.
dall'uno in poi sono i cambiamenti climatici subannuali, le oscillazioni climatiche subannuali, come per esempio quelle stagionali, oppure quelle legate a quei fenomeni che si chiamano di teleconnections, ovvero di interazione fra del clima globale, degli elementi del clima globale, come può essere il Niño, la Niña, queste cose di cui sentiamo parlare, cioè ci sono delle dinamiche dell'atmosfera che portano a oscillazioni non periodiche, ma quasi periodiche. Vedete quelle piccole montagnole che vedete, sono quasi periodiche, non c'è una periodicità esatta, però c'è una ripetizione di fenomeni di questo tipo. Allora che la Terra si stia riscaldando, però non c'è nessun dubbio. A quanto ammonta questo riscaldamento? Beh, da un certo punto di vista ammonta ad una frazione molto piccola della totale irraggiamento che viene ricevuto. Se nel bilancio di energia che noi abbiamo visto varie volte conta attorno a mezzo watt su metro quadro, intorno ai, non so, 1000 watt su metro quadro che si hanno in una giornata estiva, quindi è un segnale molto debole, però estremamente rilevante nei risultati che produce. Quello che osserviamo che la temperatura media è aumentata di 0,6 gradi, ma questo significa 0,6 gradi sono tanto, sono poco, è una cosa che possiamo dimenticare, della quale dobbiamo tener conto. Beh, dipende da che effetti ha questa temperatura. E quali effetti ha? Quelli che vedete disegnati qua, cioè il cambiamento climatico altera in primis lo scambio termico delle acque oceaniche e cambia nel nostro caso il ciclo idrologico globale. Per esempio le acque sono più calde, evaporano in maniera diversa e quindi, per esempio, questo è un primo fatto. Accanto il cambiamento climatico induce anche dei cambiamenti nell'uso del suolo, e certamente il cambiamento dell'uso del suolo, di cui noi siamo l'attore principale, è un altro elemento rilevante su scala globale relativamente a tutte queste dinamiche. Cosa significa il ciclo idrologico che varia? Beh, in primis significa variano le precipitazioni, cioè il cambiamento climatico induce un cambiamento nelle precipitazioni. Cambiamento nelle precipitazioni cosa significa? Significa la quantità annuale, ma anche la distribuzione degli eventi di precipitazione. E significa che il cambiamento non è uniforme su tutta la superficie della Terra, ma poi, come vedremo in alcune mappe che vi mostro, il cambiamento è anche differenziato in varie situazioni della Terra. Questi cambiamenti avvengono su tutte le scale temporali e su tutte le scale spaziali, cioè eventi cambiano le stagioni, non ci sono più le stagioni di una volta, non ci sono più gli eventi di una volta, adesso ci sono eventi, tendono ad esserci eventi più intensi e più concentrati, per esempio. Ovviamente le cose variano da punto a punto. Cambiano l'intensità, la durata degli eventi e cambia anche altri fenomeni come per esempio le possibilità. Questa è una registrazione delle precipitazioni a Cavalese, Passo Rolle e San Martino. Se voi guardate riconoscete che c'è forse un leggerissimo decremento, ma in realtà questo decremento è molto difficile da cogliere perché la variabilità annuale, lì sono riportate le piogge annuali, è molto grande. In punti qui del Trentino, quindi una cosa che potremmo fare è quella tracciare un trend di questo tipo per vedere che le precipitazioni sono
negli ultimi 80 anni a diminuire. Questa è una cosa in realtà molto controversa, perché a seconda di come si scelgono gli elementi qui, quella retta può anche addirittura andare in senso contrario. Cioè non è così semplice definire un trend delle precipitazioni, in particolar modo qui in Trentino. Sicuramente quello che si può osservare qui in Trentino è un aumento degli eventi con precipitazioni relativamente elevate, cioè maggiori di 50 mm. E vedete che queste statistiche sono sempre anche 2000 e sicuramente gli ultimi 10 anni hanno portato un incremento anche di queste cose. Vedete che negli ultimi dei 25 anni, tra il 1976 e il 2000, il numero di eventi intensi è aumentato. Se lo sommate a questa situazione che vedete rappresentata qui, cioè forse una leggera diminuzione delle precipitazioni complessive annuali, però qui vedete precipitazioni più concentrate in pochi eventi. Piove meno volte, più intensamente. Tutto questo non serve che io me lo faccia notare, ha delle conseguenze molto rilevanti sulla gestione dell'acqua e anche sulla gestione ingegneristica dell'ambiente, perché tutto questo ha delle conseguenze inevitabili su tutto quello che facciamo. In particolare in Trentino, per esempio, qui la precipitazione mensilmente rimane più o meno costante. Durante i mesi invernali c'è un periodo di siccità che può essere dicembre-gennaio, forse gli inizi di febbraio, quindi che sono i mesi meno piovosi o meno nevosi a seconda del tipo di precipitazione. Tende quindi anche ad esserci forse una distribuzione leggermente diversa durante le stagioni. Per esempio, questo non è il Trentino, ma in Trentino vi assicuro le statistiche sono uguali, tende a nevicare di meno, relativamente molto di meno. Di nuovo, questo è un elemento che è impattante relativamente a quello che succede nel territorio e che ha delle conseguenze rilevanti di tipo economico. Non sto a dirle il figlio, però per esempio, per dire che cosa fanno in altre situazioni, in Svizzera non sono più finanziati impianti di discesa sciistica a quota inferiore dei 2000 metri. Questo di nuovo l'anomalia, sempre misurata in Piemonte, che mostra la drastica riduzione dell'innevamento, conseguenza del cambiamento climatico, quindi attività invernali in Trentino, proprio potremmo fare un ragionamento analogo per il Veneto, per la Lombardia, per l'Etiopia, naturalmente cambiando le cose che devono cambiare. Ma il cambiamento climatico, qui quello che voglio farvi notare, ha degli effetti, e questi effetti non sono delle fantasie, sono degli effetti molto concreti sulle attività economiche che noi svolgiamo. Per esempio, se diminuisce un altro impatto del cambiamento della neve sulle Alpi, qual è? Una diversa distribuzione delle portate che si vengono a generare all'interno dei fiumi e quindi una diversa capacità di produrre energia elettrica con le centrali idroelettriche. Se da qua a 20 anni non ci fosse più, 30 anni non ci fosse più neanche la neve, diciamo,
così, alcuni impianti idroelettrici dovrebbero essere completamente ripensati per un uso da per un, cioè in modo da poterli utilizzare in maniera diversa eventualmente, perché la neve costituiva un elemento importante di stoccaggio di acqua che poi veniva rilasciata e per esempio consentiva e consente degli impianti ad acqua affluente che magari fra un po' non saranno più possibili. Riportando sulla scala globale, cioè dando alla scala globale quello che prima era io ho portato nel Trentino, quello che possiamo osservare è che per esempio il trend sulle precipitazioni grosso modo è variabile. Per esempio vediamo che nelle latitudini più alte o nelle latitudini più basse o in certe zone il cambiamento climatico aumenta le precipitazioni. Anche questo non è un dato di per sé positivo o negativo, però per esempio potrebbe essere anche negativo, perché laddove aumentano le precipitazioni in alcune situazioni può aumentare l'erosione dei suoli. Dipende dalle azioni, dalle situazioni che il cambiamento climatico, in particolare il cambiamento di precipitazione, trova. In generale vedete tutta la fascia dell'Africa, ma anche tutta la fascia dell'Asia, là dove vive almeno un terzo della popolazione mondiale, saranno soggette a precipitazioni diminuite e quindi potenzialmente, come potete immaginare, anche a problemi idrici legati poi all'aumento di popolazione. Noi siamo in quella fascia intermedia, che forse è un po' esagerata, in cui è difficile distinguere se le precipitazioni aumentano o diminuiscono. Qui vedete dei più e dei meno che di nuovo cercano di introdurre una variabilità spaziale in questo concetto della variabilità delle precipitazioni. In particolare noi abbiamo misurato dei trend di variazione nei 50 anni passati viceversa, attraverso l'utilizzo di modelli climatologici noi andiamo a proiettare quali potrebbero essere i cambiamenti misurati in alcuni posti. Qui si dice per esempio che il cambiamento non è proporzionale, in particolare potrebbe essere più negativo in alcuni posti, per esempio in Etiopia, nei paesi del Corno d'Africa, nel sud-est asiatico, mentre ho dei trend generalmente positivi, secondo questo modello, nella parte delle due Americhe. Quindi, di nuovo, l'effetto della precipitazione cambia da luogo a luogo. Negli ambienti montani, in particolare, questo vale ancora più, perché per esempio vedete qui rappresentata una sezione di una montagna che ha un versante a sud, che vedete, quello che voi vedete a sinistra, e un versante che invece è a nord. Nel versante a nord in particolare vedete un elemento bianco, deve guardare là, deve guardare lì. Vedete quella parte bianca è un suolo ghiacciato, quella è sul versante nord della montagna, che dipende quindi dalla grande variabilità indotta dalla topografia relativamente al cambiamento climatico. Tuttavia il cambiamento climatico influisce anche su questo tipo di distribuzione e sulla circolazione atmosferica che ne consegue. Se cambiano le precipitazioni,
di natura, forma e luogo, cambia anche la quantità di acqua che c'è nei fiumi. In alcuni punti, quelli che vedete disegnati in rosso, il deflusso superficiale dei fiumi tende a diminuire. Naturalmente questo è il prodotto di modelli, quindi non è, questi modelli i climatologi lavorano per affinarli sempre con maggiore, in modo che siano maggiormente corrispondenti a quello che realmente succederà. E c'è uno sviluppo impetuoso in questa parte delle problematiche. In altri luoghi invece i deflussi aumentano di molto, in particolare tutta la Siberia, tutta la parte del nord, i deflussi aumentano. Ovviamente non è detto che qui l'aumento l'aumento o la diminuzione di deflusso di per sé non è un elemento negativo, ma nell'interazione con le economie, con la popolazione, con i luoghi, può diventare negativo. Per esempio l'Italia la vediamo tutta rossa. Possiamo pensare che una diminuzione dei deflussi superficiali in Italia possa effettivamente avere una conseguenza negativa per la mancanza di disponibilità d'acqua, per esempio per l'agricoltura, in particolare nel sud Italia. Se vediamo invece il Bangladesh, dove in qualche modo pare che lì aumentino le precipitazioni, anche lì potrebbe non essere positiva la situazione. Durante il monsone il Bangladesh è tutto coperto di acqua, è un grande delta il Bangladesh, però questo ci dice che piove ancora di più. Per esempio, è una parte di questa terra che è al confine tra l'oceano e questi grandi fiumi potrebbe subire dei pericoli, dei cambiamenti tali per cui l'attuale situazione, che è già per certi versi precaria, verrebbe resa ancora più precaria dall'aumento dell'acqua nei fiumi. Avrei dovuto sostituire questa immagine con quella del lago di Santa Giustina. Sapete quando dov'è il lago di Santa Giustina? Val di Non, sapete dov'è la Val di Non? Mele e Melinda. Ok, Mele e Melinda. Dove si fanno le mele e Melinda? C'è la Val di Non. E lì c'è un grande. C'è una diga molto bella ad Arto, alta più di 200 metri, e dietro c'è un lago artificiale che viene utilizzato per l'irrigazione della Val di Non, delle mele che tutti mangiamo, e viene utilizzato per la produzione di energia elettrica. In questo momento la situazione della diga di Santa Giustina è ben peggiore di questo lago qui del Glen Canyon, che come vedete, che cosa c'è di strano? C'è di strano che il lago si è abbassato per una coincidenza strana che è legata comunque a queste oscillazioni climatiche. Quest'anno in quei posti lì dello Utah e della parte occidentale degli Stati Uniti, lì è piovuto di più del solito, i laghi si sono fortunatamente in parte riempiti, però qui c'è mancanza di acqua. Come cambia l'evaporazione? Cambiano le precipitazioni, cambiano i deflussi, cambia anche l'evaporazione. Diciamo così, il discriminante del cambiamento dell'evaporazione è se l'evaporazione potenziale è maggiore o minore delle precipitazioni.
nel caso che l'evaporazione potenziale sia maggiore delle precipitazioni, l'evaporazione risulta poi diminuita appunto dalla disponibilità di acqua, però in generale ho a che fare con una carenza, un qualche tipo di carenza idrica, di cui per esempio gli ecosistemi possono risentire facilmente. Se viceversa l'evaporazione è inferiore, parte dell'acqua risparmiata può ricaricare le falde e quindi costituire una riserva d'acqua per noi che ne abbiamo bisogno. Allora qui di nuovo entrano in gioco sempre nella ricostruzione a sinistra e nella proiezione a destra, in questo caso il cambio di precipitazione. Questi sono millimetri al giorno, può sembrare poco, 3 mm al giorno, però se moltiplicato 3 mm al giorno per 365 giorni fanno più di un metro, quindi è più della precipitazione che cade a Trento circa 1000 mm all'anno. Quindi quelle quantità che voi vedete disegnate nella leggenda sono assolutamente rilevanti, però in alcuni casi, vedete dove c'è l'estremo rosso, sono 0,2 mm al giorno, che significa meno di 100 mm all'anno di precipitazione. Certamente questa proiezione è fatta su una griglia molto rosa, per cui qui sarà 25 km di lato, forse 50. Come vedete, quella sulla destra invece, osservate che la scala non è la stessa, quella sulla destra ha la scala relativa, cioè la diminuzione, dove è giallo diminuisce la precipitazione, dove è azzurro aumenta la precipitazione. Questo modello è un modello di qualche anno, di una decina di anni fa, e probabilmente adesso, i modelli di adesso prevederebbero un aumento di precipitazione in tutta questa fascia qua, al nord delle Alpi, ma non al sud delle Alpi. Invece questa è l'evaporazione. L'evaporazione potenziale è questa in particolare è la variazione sull'evaporazione estiva. Le zone in rosso in questo caso mi dicono dove diminuirà la capacità evaporativa in relativo a quella presente. Che cosa succede? L'effetto visibile del cambiamento climatico è meno precipitazioni, aumento di temperatura, più evaporazione, quindi carenza di risorsa idrica per la traspirazione e per gli ecosistemi che su di essi sono basati. Rispetto a questo tipo di scenario, quindi noi dobbiamo prepararci appunto a stoccare per esempio l'acqua in modo opportuno e a non consumarla in maniera indiscriminata. Perché qui dove siamo noi, anche se in questo momento potremmo pensare di non essere in carenza idrica, ma dopo vi dico un fatto che è avvenuto recentemente, così non sarà nei prossimi anni. Ma in realtà noi siamo già in carenza idrica, perché appunto se voi girate gli invasi di questo territorio vedete che gli invasi sono vuoti in questo momento. C'è stata poca precipitazione nevosa, lo scioglimento della neve non li sta riempendo e quindi la situazione è difficile. In aprile non pioveva da un mese, le acque nell'Adige
la portata media dell'Adige a Ponte San Lorenzo, quindi sapete dov'è Ponte San Lorenzo? Ponte San Lorenzo, dove c'è la stazione delle Corriere. Ok? Lì si attraversa, c'è la rotatoria, poi c'è Ponte San Lorenzo che va a Piedicastello. Ponte San Lorenzo, lì c'è un misuratore di portata, lo vedete a metà del ponte. Le portate misurate a Ponte San Lorenzo in aprile erano inferiori agli 80 metri cubi che la legge italiana direbbe ci dovrebbero sempre essere nell'Adige, cioè alla foce dell'Adige per legge ci dovrebbero essere 80 metri cubi al secondo. Questo perché legata alle portate dell'Adige, e c'è naturalmente la ricarica della falda nella pianura e il contrasto del cuneo salino. Se le falde in pianura si abbassano, il mare entra nelle falde, cioè l'acqua salata entra nelle falde. Quest'acqua non si può utilizzare per l'agricoltura, non si può coltivare in Veneto o in questo caso in Veneto, perché l'Adige finisce in Veneto, ma per il Po il discorso è assolutamente analogo. In aprile ad un certo momento scorrevano solo 35 metri cubi di acqua, quindi le dighe di Santa Giustina e le dighe qui sono state aperte per garantire un minimo di deflusso e che permettesse poi l'irrigazione in pianura. Peraltro, se l'irrigazione fosse lasciata libera in pianura, tutte le acque dell'Adige non arriverebbero alla foce. Alla foce dell'Adige, voi forse non lo sapete, ma c'è uno sbarramento per cui d'estate l'acqua dell'Adige non esce dalla foce, viene tutta tenuta dentro. Quindi quella che sembra un'emergenza idrica proiettata in un futuro lontano, invece è una realtà che ci sta intorno e alla quale voi non abbiamo mai pensato, e invece alla quale dobbiamo pensare, perché questo è un elemento importante per la gestione. È ovvio che ci sono state proteste da parte di chi abita a valle rispetto a coloro che abitano a monte, cioè coloro che abitano come me nella provincia di Trento e di Bolzano, perché venissero fatti dei rilasci d'acqua, perché l'acqua era necessaria. Se non vivessimo in uno stesso stato in cui, o comunque in un contesto in cui i conflitti di questo tipo vengono regolati dalla legge e da una concertazione, i veneti sarebbero saliti con le forche a prendersi i trentini e come è successo per secoli e secoli. Quindi l'emergenza idrica, gli effetti del cambiamento climatico sono presenti e sono molto più presenti di quello che noi pensiamo. Siamo abituati ad aprire il rubinetto del nostro acquedotto e vedere che l'acqua esce, ma un giorno se non stiamo attenti potremmo svegliarci e l'acqua potrebbe anche non uscire più. E questa responsabilità incarico specialmente a voi che diventerete ingegneri ambientali e quindi siete le persone deputate a rendere a costruire le cose perché questo non avvenga e a supportarle con adeguate conoscenze tecniche e anche ovviamente a supportarle presso l'opinione pubblica nella maniera corretta. Tutto questo ha un effetto sugli ecosistemi. Qui gli ecosistemi che sono rappresentati qui, o meglio gli ecotoni che sono rappresentati qui, anche questa è un'immagine che io vi avevo già mostrato, cambiano perché lo shift com'è? C'è
contemporaneamente uno shift di temperatura in alto e uno shift di precipitazione che può essere in alto o in basso, comunque. Quindi in ogni luogo della Terra, per effetto del cambiamento climatico, c'è un cambiamento, cioè un cambiamento di, del tipo di ecosistemi che si possono avere sulla, in equilibrio con il clima. Beh, anche questa è un'immagine un po' datata ormai, perché ha 15 anni, però questo è un elenco di una serie di questi effetti. Io ve ne ho elencati alcuni, ma qui c'è, il, c'è una serie di elementi che non sono necessariamente legati al cambiamento climatico, però che il cambiamento climatico con i suoi effetti tende a rendere più drammatici. Per esempio, qui, sempre nell'India e nel Bangladesh, acque con arsenico dentro. Il fatto che ci sia l'arsenico, che è un elemento naturale, anche nelle acque della Val Sugana c'è arsenico in alcune situazioni, per esempio, no? L'arsenico non ci fa bene. Certamente in un sistema in cui ci sia carenza di acqua, in cui avvengono cambiamenti, può portare dei problemi. Poi naturalmente qua non ci sono gli elementi legati tutte alle isole, quindi sono destinate a scomparire perché si innalza anche il livello del mare, ma questo è un altro elemento. Ci sono problemi di disponibilità di acqua nelle Ande, problemi di legati manca l'acqua, si consuma più acqua, le città tendono ad avere una forte subsidenza. In alcune situazioni a Mexico City 16 metri di subsidenza, cioè Mexico City sta affondando per via del pompaggio di acqua che viene fatto, e così via. Una situazione, se volete, un po' più sempre di questo tipo, un po' meno drammatica, se volete, è rappresentata qui. Questo è il Kilimanjaro, la montagna più alta dell'Africa. E sono rappresentate con diversi colori, diverse coperture del suolo. Il grigio è la roccia libera, il verde è la foresta, il violetto, come dire, laddove la foresta viene tagliata, per esempio per l'utilizzo del legname, e il violetto più scuro sono cespugli di erica. E questo vedete come nel corso di 25 anni sia variata la distribuzione sulle pendici del Kilimanjaro. È un insieme di due cose, naturalmente. È l'insieme degli effetti del cambiamento climatico che favoriscono alcune piante rispetto alle altre, e contemporaneamente l'effetto dell'uso del suolo che noi ne facciamo, cioè se la foresta viene coltivata o viene tagliata in maniera indiscriminata, quella non è il cambiamento climatico. Però le due cose interagiscono un po', e noi dovremmo acquisire gli strumenti per capire se l'interazione delle azioni che noi implementiamo hanno un effetto positivo o negativo rispetto agli elementi di cambiamento che il cambiamento climatico ci offre. Altro aspetto legato sempre al ciclo idrologico: questi sono i ghiacciai, questo è il Wernigerberg in Austria. 1912, un secolo fa, una bella lingua glaciale, un ghiacciaio tutto unito. Poi vedete man mano al variare degli anni, prima i due ghiacciai si sono separati e poi adesso il ghiacciaio è confinato, semplicemente legato. La perdita delle masse glaciali è inesorabile, in particolare delle masse glaciali alpine, è tale per cui qualcuno ha detto che nel giro di 50 anni
spariano praticamente tutti i ghiacciai alpini, con le conseguenze di cui abbiamo già parlato. I ghiacciai alpini si ritirano ovunque. I ghiacciai andini, alcuni dei ghiacciai andini non si stanno ritirando, ma proprio anche questi ghiacciai andini che non si stanno ritirando sono una rappresentazione degli effetti del cambiamento climatico, perché quei ghiacciai lì, i ghiacciai andini intanto sono questi ghiacciai sono in prossimità dell'equatore. Il cambiamento climatico ha fatto sì che lì ci fosse più umidità. Quei ghiacciai non sono legati ad una stagionalità come la nostra, ma certamente alla presenza di umidità, e stanno aumentando perché è più umido, e normalmente prima lì erano degli ambienti relativamente aridi. Quindi il cambiamento climatico lì ha questi effetti, ma su tutto il mondo i ghiacciai si stanno ritirando. Questi sono dei ghiacciai argentini, il ghiacciaio dove c'è il perito moreno, quella cosa che vedete qui, vedete a Uppsala il satellite, cioè torniamo indietro, vedete la lingua, quella lingua in alto lì che si sta ritirando sempre di più, i ghiacciai si separano, e questa è la situazione negli ultimi, diciamo, dal 1986 al 2009. 20 anni, in 20 anni, come vedete, questo è l'effetto complessivo del cambiamento climatico. Altro effetto che è legato all'idrologia, se volete, è il permafrost. Il permafrost non è questo, naturalmente, è una bella spiaggia, magari con una barriera corallina. Permafrost si dice permafrost quella parte del suolo che rimane al di sotto degli 0 gradi per almeno 2 anni consecutivi. Il permafrost non contiene necessariamente acqua, ma di solito contiene acqua che quindi è sotto la forma di ghiaccio. Infatti questo, per esempio, potrebbe essere permafrost se rimane dentro più di due anni. Una definizione puramente legata alla temperatura. Permafrost, ce n'è permafrost in Italia, quindi permafrost in Italia ce n'è sulle Alpi a quote elevate, sopra i 2500 metri. Però nel mondo, in particolare nell'emisfero boreale, ce n'è parecchio. Uno degli effetti del cambiamento climatico è quello di diminuire l'areale coperto dal permafrost. Allora, cosa succede quando c'è il permafrost? Noi sappiamo che la superficie del terreno, per effetto dei cambiamenti stagionali, si scalda e si raffredda. Quella che vedete rappresentata qui è appunto questa oscillazione, cioè l'andamento della temperatura con la profondità. La temperatura qui aumenta con la profondità perché, andando verso il centro della Terra, cioè il nucleo è caldo, quindi c'è un flusso medio di temperatura. Un aumento di temperatura se andiamo, diciamo, molto profondamente. Se restiamo in superficie risentiamo degli effetti del riscaldamento dovuto all'aggiornamento solare. Durante un mese invernale, per esempio, la temperatura va in questo senso qua, diminuisce in prossimità della superficie molto. Poi durante l'estate la temperatura aumenta e si ha questa oscillazione. Se questo la parte che passa sopra di 0 gradi, che è qui rappresentata da questa curva qua, è tale per cui, per esempio, se c'è del ghiaccio si scioglie, con tutti i distinguono che si possono fare nel caso, e in generale questa parte che è soggetta a cambiamenti stagionali si chiama strato attivo. Se avviene il cambiamento climatico, che cosa succede? Ad esempio, un cambiamento climatico di 1 grado sposta tutte queste curve qua di 1 grado in avanti. Quindi la zona attiva si abbassa, il ghiaccio o comunque eventualmente presente nel permafrost e tutto quello che è presente all'interno del permafrost si scioglie, e nel caso
sublima anche e va nell'atmosfera, con tutta una serie di conseguenze che adesso vediamo. Dai, questa è ovvio che il Canada e la Russia sono i paesi più interessanti dal permafrost, quindi, però vedete, lì è segnata la zona tibetana e qui non, e poi non, non c'è, l'Italia non c'era nella slide precedente. Cosa succede quando c'è il permafrost? Beh, quando c'è il permafrost c'è una parte, quella parte superiore, abbiamo detto, è l'active layer, lo strato attivo che durante la stagione calda si scioglie. In questo modo le piante possono mettere radici, possono vivere, quindi c'è vegetazione. E per esempio questa potrebbe essere una rappresentazione di una foresta boreale in cui sotto, da un certo livello in poi, c'era il permafrost, naturalmente non tanto fino in fondo, perché dopo, aumentando la temperatura, al di sotto di un certo livello non c'è più il permafrost. Se l'active layer si cambia, anche il permafrost porta con sé anche, come dire, una certa solidità al suolo. Quindi se questa solidità viene a mancare, tutti gli alberi cominciano a non essere più stabili, e si ha quel fenomeno che si chiama delle foreste ubriache. Che è un fenomeno che esiste, quindi. Beh, da non confondere con il fatto che comunque in quelle zone si possono avere anche degli accumuli di ghiaccio, che si chiamano frost free, i quali ovviamente sono anche variati. Questo per esempio è un caso di frost free, del terreno ghiacciato, anche se è nero, è ghiaccio. Quindi l'effetto dello scioglimento del permafrost sono fenomeni di subsidenza. Fenomeni, proprio la settimana scorsa, deve essere apparso sui giornali, che c'è un posto, che adesso non mi ricordo più se sia in Islanda, dove c'è la banca dei semi di tutto il mondo. Vengono portati i semi di tutto il mondo. E l'edificio in cui questi semi sono conservati, questa banca mondiale dei semi vegetali per conservare la memoria, diciamo, la memoria vegetale del mondo, si è cominciato a declinarsi. E in effetti questo è proprio quello che succede quando il permafrost si scioglie. Vedete questa casa inclinata. Ma questo succede anche con i metanodotti, succede con le infrastrutture, con le strade, con tutto quanto, che è quindi un fenomeno estremamente rilevante nei due paesi che abbiamo elencato, cioè il Canada e la Russia. Ma in alcuni casi è rilevante anche qui, perché in alta montagna, dove ci sono per esempio dei piloni, degli impianti di risalita sopra i 2000 metri, questi piloni in alcune situazioni cominciano a muoversi da una parte e dall'altra. È già successo in alcuni casi di alcuni impianti di risalita che si sono dovuti rimettere a posto proprio per effetti di questo tipo. L'effetto più disastroso, comunque, legato allo scioglimento del permafrost, è che in realtà nel permafrost non c'è solo acqua che quindi si ghiaccia, la stabilità viene cambiata, ma c'è anche sequestrata, come si dice, una enorme quantità di CO2. E come sapete, una cosa che stranamente oggi non abbiamo detto, la principale causa del riscaldamento climatico globale è considerata essere il diossido di carbonio, l'anidride carbonica presente in atmosfera, che è aumentata di recente di quantità, si è passati da circa 300 parti per milione a più di 400 parti per milione, e quindi favorendo questo appunto che si chiama effetto serra. In questo caso lo scioglimento del permafrost potrebbe innescare
un punto di non ritorno con la sublimazione di grandissime quantità di CO2 sequestrata nel permafrost in questo momento, che viene immessa nell'atmosfera, creando quindi un feedback positivo, cioè nel senso dell'aumento della temperatura ancora più alta, che poi naturalmente scioglierebbe ancora di più e quindi si innescherebbe un meccanismo di riscaldamento del pianeta incontrollabile. In generale negli stati alpini sono accendamenti differenziali, fenomeni di vario tipo, vi possono essere anche fenomeni legati appunto più squisitamente idrologici, legati per esempio al cambiamento dei coefficienti di deflusso, perché laddove il terreno è ghiacciato l'acqua si infiltra di meno. In questo caso, se il terreno si sghiaccia, l'acqua si infiltra di più e cambia anche in questo senso l'idrologia di quei sistemi. Per quel che riguarda la stabilità dei pendii, si possono avere in montagna fenomeni di frenamento, in particolare questa è una colata detritica, la cui origine, ma Mauro Guglielmin, che è un geologo che si occupa di criosfera, in particolare di permafrost italiano, attribuisce appunto allo scioglimento di permafrost. Allo scioglimento del permafrost sono ricondotti anche alcuni possibili crolli, per esempio in ambito, in questo caso la parete sud del Cervino. L'interpretazione, come dire, non è sicura, però gli effetti potrebbero questi. In alcune guglie delle Dolomiti anche sono crollate per effetti che sono riconducibili a questo, cioè allo scioglimento del permafrost, al cambiamento di stabilità e a cose di questo tipo qua. Non sono sempre elementi così marginali, perché fino al 2000, ma cosa succederà mai? Questo è un fenomeno che comunque avviene a 2500 metri, non vive nessuno, ma in alcune situazioni, per esempio nel 1987, c'è questa grande frana nella Val di Pola, e Guglielmin sostiene che potrebbe essere stato legato anche a un fenomeno di questo tipo, solo per tre morti in quel caso, quindi non una cosa indifferente. Comunque, detto questo, siamo arrivati alla conclusione. E la conclusione qual è? Beh, si possono trarre tante conclusioni. Io ho scelto questa, che è una frase con cui uno dei miei maestri finisce questo libro, che si chiama Il governo dell'acqua, e dice: a causa del massiccio sfruttamento delle loro acque, molte delle maggiori delle vie d'acqua del pianeta, il Colorado, il fiume giallo, il fiume azzurro, il Nilo, almeno per una parte dell'anno, non raggiungono più il mare, causando impatti sulle risorse adeguate all'acqua di intere nazioni. Le risorse idriche per usi potabili e o di irrigazione, la navigazione interna, la vita degli ecosistemi. Anzi, dice, la vita degli ecosistemi in transizione, riferendosi in questo caso alle lagune, perché lui è uno studioso anche di lagune, che richiedono acque dolci per la loro sopravvivenza. Gli usi anche ricreativi e paesaggistici delle acque. Tutti questi temi si riducono ad una sola domanda centrale per gli stati che si contendono le risorse. Per le future generazioni, a nome delle quali parlano tanti, chissà con quale diritto, e per la mia tesi è riposo. A chi appartiene l'acqua, ammesso che appartenga a qualcuno? E questo, secondo me, è un messaggio che voi dovete tenere a mente, nel senso che il senso di questo corso di idrologia si ritrova anche in queste parole, cioè io spero di avervi fornito, attraverso la conoscenza degli elementi del ciclo idrologico, anche di alcuni strumenti per poter rispondere a queste domande. E con questa io ho finito.